La parete sta continuando a scaricare rocce e si sono susseguiti altri crolli dalla Croda Marcora nel gruppo del Sorapis sulle Dolomiti Bellunesi. Il sopralluogo sotto Croda dei Rossi a San Vito di Cadore con il sindaco Emanuele Caruzzo e i vigili del fuoco ha mostrato una situazione per ora sotto controllo, ma questa fessura fotografata sulla Croda dei Rossi durante il sorvolo non fa immaginare nulla di buono. Forti piogge o infiltrazioni e le gelate di questa stagione potrebbero facilmente allargare la fessura e provocare altri crolli. Questo cumulo di dolomia, spiega quindi la Protezione Civile bellunese, sarà attenzionato speciale perché potrebbe staccarsi. Al momento non risultano pericoli per le case e la viabilità, il materiale si è depositato tutto in alto e la Protezione Civile regionale sta ora organizzandosi per pianificare un rilievo più accurato e mettere in atto le cautele necessarie. Solo in seguito si potrà capire come e se intervenire per rimuovere il materiale franato. Sarà necessario un monitoraggio sul lungo periodo e prima di tutto una mappatura dell'area dove c'è stato il distacco. In questo senso è già stato avviato un primo contatto con il TESAF, il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova, con cui la provincia di Belluno aveva appena sottoscritto una convenzione che prevede tra le prime operazioni proprio la creazione di una simulazione sulle colate in quel versante del Sorapis, dove la provincia alcuni anni fa ha anche realizzato dei canali di protezione dell'abitato di Chiapuzza che sono stati indispensabili anche in questa circostanza. Ma ogni intervento dovrà essere pianificato in piena sicurezza e ci vorranno settimane prima di un piano strutturato. Difficile che un altro crollo possa raggiungere la sottostante statale Alemagna, anche se il blocco di roccia fessurato che potrebbe staccarsi è decisamente imponente, e il pericolo maggiore sta ora in questa situazione nelle forti piogge che ormai costantemente si. Abbattono anche sulle Dolomiti.